Sono finestre su una Parigi del tardo Ottocento, uno sguardo con gli occhi sensibili di un genio dell'arte, Toulouse-Lautrec. La Pinacoteca Giuseppe De Nittis accoglie nella sua casa, il Palazzo della Marra a Barletta, 32 opere dell'artista. È Renato Miracco ad aver curato la mostra, un progetto che nasce da una collaborazione con Milano che sta ospitando una selezione firmata De Nittis. Quella della città della disfida è un'esposizione che si chiuderà il 30 giugno. Tra i capolavori, tre opere inedite dell'impressionista barlettano e una di Paul Gauguin. A dare la chiave di lettura della mostra il professor Renato Miracco. Toulouse-Lautrec conosceva De Nittis? Probabilmente di nome, ma arriva nel 72 quando De Nittis già comincia la sua ascesa. Però avevano degli amici comuni. Van Gogh era un amico comune di entrambi. Oscar Wilde era un amico comune di entrambi. Oscar Wilde va a cena a casa dei De Nittis e Oscar Wilde ha questo ritratto famoso di Toulouse-Lautrec il giorno prima che gli viene condannato ai 2 anni di prigione. Lautrec usa questa tecnica della litografia, quindi del manifesto, e lo fa in 2000 esemplari, la gente strappa i manifesti dalle vie di Parigi per potersi impossessare di quello che viene chiamato da Victor Hugo il manifesto dei poveri. Quindi voglio dire, l'arte dei poveri è il manifesto. E quindi sfrutta questa grande popolarità di una nuova tecnica per invadere tutte quante le strade di Parigi. Il primo manifesto di Moulin Rouge non dura neanche un'ora, viene rifatto un'altra volta perché la gente è meravigliata da questa nuova tecnica di comunicazione dell'evento. L'invito a vedere le tre opere inedite di De Nittis e la sezione dedicata alla fotografia. E poi abbiamo il pastello di De Goncourt, abbiamo un Vesuvio straordinario di collezione Sommaruga, da perdere il cervello, una carrozza che si sposa con la nostra. Cerchiamo ogni volta, e questo invito alla popolazione veramente, a visitare la Pinacoteca. C'è sempre qualcosa di nuovo.